Quindi il problema Andrea Montanari sarà, questo sarà insomma, probabilmente anche un'altra puntata su intanto quanti ne saremo in grado di spendere, potremo spenderne e come e dove, adesso ci arriviamo anche un po'. Ma quindi è un po' presto per cantare vittoria? Direi che è sicuramente presto per cantare vittoria. Mancano 21 giorni al Consiglio europeo del 18 e 19 di giugno e quello che importa è il percorso che si farà da qui al Consiglio europeo, perché ci sono i paesi contrari, l'hanno già detto, l'Olanda tra i primi a questo meccanismo. Quindi cantare vittoria mi sembra fuori luogo. Io sono d'accordo ovviamente con Calenda perché è una giornata straordinaria per l'Europa. Adesso magari ecco, se i partiti italiani poi ci risparmiassero la retorica tutto male, tutto sbagliato, non va bene niente, oppure tutto straordinariamente positivo. La verità è che serve un lavoro ventre a terra per portare a casa il massimo di condizioni positive. Accennato Calenda, sarà un pacchetto front loaded, come si dice, cioè da spendere nei primi anni oppure no, sarà spalmato negli interi 7 anni del bilancio, non lo sappiamo ancora. Quanta parte, si è parlato di 26 miliardi, il differenziale tra il nostro essere contribuenti e quanto prendiamo. Speriamo che sia da quelle parti. Resta però una giornata simbolica, io direi quasi, come dire, la maggiore età dell'Europa economica. D'altronde la moneta unica è arrivata nel 2002, sono passati 18 anni, per la prima volta passa in Commissione l'idea che si spendono 500 milioni di grants, cioè di fondo perduto per aiutare i paesi più in difficoltà. E questo, insomma, se non proprio cantare vittoria, è certamente una giornata importantissima.